Ciao ragazzi, oggi siamo qui negli studios di Radio Terronia Rock. Allora, questa qua è un'intervista, io ora glielo spiego un attimo. È un'intervista registrata, poi dopo andremo in diretta. Quindi chi ci vede avrà visto prima la puntata, dove vi avrò già messo in imbarazzo abbastanza. E poi qui tagliamo tutto, no? Ovviamente. No, così è in diretta. Siamo qui con i Nocument oggi. Chissà cosa gli occhiali, dietro gli occhiali cosa succede. No, si stavano drogando di là, tranquilli ragazzi. Quindi dai, presentatevi un po'. Chi sei tu? Se non parli al microfono. Sistone al microfono blu. Loris chitarra. Microfono arancione. prima il microfono. Io sono Simone, ho il microfono nero e sono il batterista. Okay. No, già è svelato. Vabbè, vogliamo andare piano piano, insomma. Siamo in ritardo, loro lo vedranno perché cominceremo in ritardo. Allora ragazzi, parto subito con la prima domanda. Com'è nato il vostro progetto? Domanda semplice, senza che cupi. Tu o io? Allora, quando ho iniziato il progetto? Ci siamo conosciuti una decina d'anni fa, forse 2008-2009. E suonavamo tutti e due e quindi ci siamo trovati benissimo a parlare. Tutte e due loro, diciamo. Abbiamo parlato di musica, ci siamo accorti che avevamo gli stessi gusti. Tutte e due voi, perché io avevo tipo 12 anni, 10 anni fa. Vabbè, Simone adesso è entrato nel gruppo. Sono una new entry. All'inizio abbiamo cominciato a jammare così, a casa mia, a casa sua. Poi comunque come progetto nasce con il gruppo, sì, no? Comunque tra l'amicizia tra me e Marino. Venivamo da stili diversi, cioè io ero più sul cantautorale in quel periodo, ero molto più... Siete dai capelli. Però avevamo in comune sta passione per il post-punk, per la new wave in generale. E poi è nata un'amicizia fondamentalmente, abbiamo deciso di iniziare questo progetto con un altro batterista. Il nostro amico Luca l'assoluto. Che ringraziamo. E salutiamo. Ciao Luca. Poi suonando con Luca i primi pezzi sono venuti fuori dalle improvvisazioni e niente, poi abbiamo deciso di metterle in un album che adesso uscirà. E mo non dire troppe cose, no, lo domani che ti chiedo. C'è la domanda dopo sull'album, aspetta. No, è più avanti sull'album. Allora, la band è nata nel 2012 e la domanda era, però tu già hai cominciato a rispondere prima. Com'è evoluto il... Esatto. Come è evoluto la band in questi anni? Cioè, quindi c'era questo Luca alla batteria, che poi non c'è stato più. E poi in realtà c'è ancora Luca, perché comunque sì, perché comunque il gruppo è nato a tre, a Power Trio. Quindi e quindi è rimasta un'amicizia indissolubile con questo ragazzo. Poi lui comunque è uscito dal progetto perché ha voluto continuare su altre strade artistiche, perché lui è un pazzo fottuto. Bravissimo. Però è comunque rimasto nel gruppo, comunque è amico nostro, quindi in realtà... Sì, ma perché proprio per il discorso che facevamo prima, comunque era pure un patto di amicizia. Ma noi concepiamo comunque il gruppo come, prima di tutto, un insieme di persone, di amici. Cioè... Simone adesso non è entrato, però ci sta anche la nostra Robin, che voi conoscete tutti. Le ragazze della Yacht House, tra cui Martina, Benedetta, Serena, insomma, sì, è tutta una famiglia. Sì, fondamentalmente fanno parte pure loro rinnovo. Allora, in pratica, ora vi spiego chi sono queste persone. Allora, c'è uno che spaccia. Uno solo che spaccia? Vabbè, c'è quello, il capo degli spacciatori, poi sono gli spaccini piccoli. C'è una gerarchia. Poi, sì. No, scherzo, non si drogano. Vabbè. Dipende. Ok. Comunque per uso creativo bisogna dire che... E che è la prossima domanda. Fermata. Quindi, la domanda è... Come vi nasce l'ispirazione per le vostre canzoni? E come arrivate dall'idea iniziale alla canzone finita? Quindi, cominciate con la droga, da quel che ho capito. Ma allora la domanda era vera. Cioè, riferite proprio alla droga, lui. Sì, comunque certi pezzi sono nati sicuramente sotto l'effetto di droghe, però non neanche tanto pesanti, ragazzi, andiamoci piano, insomma, altrimenti non combiniamo un cazzo. Cioè, nel senso, comunque
cercano di suonare tipo le tazze del water, cose del genere. Oppure come diceva Bill X, no? Nel senso che sì, ok, sei ispirato, però poi ci pensi e dici, vabbè, ma perché potrei anche non farlo? Non mi va, vaffanculo, non voglio fare un cazzo. Cioè, e quindi non crei, cioè non come non dire? Quagli. Brava, non quagli. Brava, grazie. Parla poco, ma parla bene. Grazie. E quindi... Quindi com'è questo passaggio dall'idea iniziale alla canzone finita? Cioè, tipo, arrivi tu, o arriva lui, o arriva lui, e dice, ragazzi, c'ho sto riff in mente, cioè, come... No, non lo si dice mai, sbaglio. Si suona... Gemmate e basta. Sì, cioè, fate una jam e poi tu scrivi i testi dopo, li scrivi... Poi no, di solito registriamo in studio e poi riprendiamo le idee. Sì, una cosa particolare dei No, come noi, comunque con lui mi trovo sempre alla prima take buona. Cioè, nel senso che la prima take, cioè la prima registrazione, riesce a darti quella cosa in più che se la suoni la seconda volta... Eh sì, perché ispirazione... Tu lo sai, libera. No, adesso sei abbastanza bevuto, cazzo. Ma infatti succede di solito che uno dei tre va in bagno, esce per qualche motivo, gli altri due, sai, gemmano a cazzo così, e entra l'altro di corsa, ma io fermi! Rifatelo! Esatto, ci guardiamo negli occhi e che cazzo è successo? Beh, bello, mi piace perché nasce proprio a gruppo. Non questa però è la parte romantica, poi ci sta la parte dove ti fai un culo a taraglio. Beh, è ovvio. Per sistemare tutto. Sì, ma la musica è un lavoro enorme. A parte, penso che tutti qua hanno studiato musica, anche, cioè non so se avete studiato qualche insegnante o da soli, ma comunque è uno studio che dura tutta la vita. È già quello. Poi quando devi scrivere un pezzo ancora di più, che poi ti devi mettere là, no, aspetta, la chitarra, il basso, la cosa, la batteria. Devi capire, cioè, poi... Sì. Qua mettiamoci il controtempo, sì. E come cazzo ti suono sul controtempo, queste cose qua, no? Assolutamente, sì, assolutamente. Cioè, il nostro Dave Junior della regia che vi guarda... Aure lui ne sa qualcosa. Vabbè, musicista. Comunque musicista. Ci vuole divertimento e voglia di fare e di sperimentare cose nuove nel momento di sistemare le cose. Cioè, che alle volte delle improvvisazioni non è che c'è tutto rocolato, cioè alle volte delle cagate pazzesche. E quindi devi tagliare in cuccia, scegliere, soprattutto scegliere è importante. Devi essere disposto a non dare niente per scontato, né in positivo né in negativo. Per esempio, noi prima di lui non andavamo per scontati i batteristi. Con chiunque abbiamo suonato, ma vabbè, poi questa è un'altra storia. La cosa bella del gruppo è che se io devo rinunciare a una parte di chitarra perché effettivamente sento che il basso magari in quel momento fa il suo dovere, per me va benissimo, perché sì. L'importante Beh, è l'idea che uno vuole dare del pezzo. L'autenticità. Bello, insomma. Bello, mi piace, è un bel gruppo unito, bello, nel legge. Sono preparato. E Dosti? Avete appena finito di registrare il vostro album di debutto che si chiama Carpe Diem, giusto? Okay. Che sarà disponibile in autunno, da quel che ho letto su Fico, sia tu scritto. Sì. La colpa è la tua, andava via con me. Questo avete scritto. Parlateci di questa esperienza. Quindi come, cioè, dove l'avete registrato? Perché ci stavano un sacco di nomi, cioè ci sono state delle collaborazioni, da quel che ho capito. E l'avete fatto con un'etichetta? Non ho ben capito questa parte. Siamo completamente autoprodotti. Ok. Non siamo sotto contratto contro nessuno, siamo per il do it yourself. Ancora dobbiamo guadagnare un euro. Cioè, anche noi. Anche noi qua. Se non parli al microfono, vi capisco. Quindi queste collaborazioni, chi è che ha partecipato... Ha partecipato. Sta cosa tu un microfono proprio. Beh, prima di tutto Luca, perché comunque Luca ha registrato, comunque ci ha messo l'impegno. Poi noi abbiamo fatto un gran lavoro di vostra produzione sulle batterie. Poi ha partecipato Enzo in Liar. E chi altro? Ah, poi naturalmente la tastiera, il grande Paolo Astarita. Paolo Adam Astarita, che salutiamo. Saluta Adam. Ciao Adam. Ciao Paolo. Grande, il tastierista di Enaridens. Il grande Adam. Come non citare Antonio. E poi naturalmente, giusto, parlando del disco, non possiamo non ringraziare anche Antonio Di Sarno, detto il Sarto. Il Sarto. Sì. Perché? Perché lui ha fatto un lavoro, ci ha fatto il vestito su misura su di noi. Avevamo questa serie di tracce
registrato a casa. Quindi Sarto è inteso come produttore. Sì, sì, come produttore, okay. Si è messo lui la tortina. Se l'avesse vestito, cioè... Sì, no. No, ci vestiamo da soli. Come? Sì. Vestito il gruppo. Ha vestito il gruppo, ma ha vestito il disco, si può dire. Cioè, fondamentalmente erano gli arrangiamenti che volevamo. Sì, ha scelto una linea, un tipo di suono e quindi ha funzionato. Cioè, almeno noi siamo rimasti soddisfatti. E quando esce sto disco? Quando esce sto disco, Fabio? Io ce l'ho. Perché io sono il bassista bevuto. Tu ce l'hai sempre. Lui c'ha sempre la soluzione in tasca. Io c'ho il CD dei Pink Floyd dell'anno prossimo. Perché l'anno prossimo ci sarà una reunion dei Pink Floyd. Io c'ho già il CD. Con la bara di Richard Fry. Okay, no. Ragazzi, vi dico che i tempi sono stretti. Dobbiamo cominciare la diretta tra un minuto. Siamo nella merda. Quindi, quali sono i vostri progetti per il futuro? Progetti per il futuro... Cioè, dopo l'uscita del disco? L'uscita vera e propria. Già stiamo lavorando in realtà sugli altri pezzi. Bravo. Quindi state preparando un altro disco? Perché per noi è importante rimanere sempre attivi. Cioè, non vogliamo essere un gruppo che fa tipo un disco e ci campa per un anno portando avanti quello. Comunque già stiamo pensando, uno, a risolvere il fatto dei live, cioè ad andare live come vogliamo noi, cercando di dare il massimo, insomma, e poi a lavorare sui pezzi nuovi. No, sì, no, sì, no, ma no, lui no, lo fa sempre. Cioè, stavo pensando ai ragazzi che stavo vedendo. Viva Radio Terronia! C'ho ancora la vernice del Vuzoc. Che grande il Vuzoc, veramente immenso il Vuzoc. Allora, quindi state già preparando il prossimo album? Sì, abbiamo già i pezzi pronti. Per tutto l'album? Beh, sì. Quello che abbiamo registrato con voi, nella session con voi, sì, faceva parte forse di... prossimo album, sì. Quello del Rocking Garage era che la prima uscirà volta venerdì prossimo. Era la prima volta che lo suonavamo con voi, quindi è stata doppia. Diciamo che ci piace comunque mantenerci attivi, nel senso che, cioè, io penso che in generale se tu rilasci un progetto e poi stai fermo ad aspettare i risultati, sì. Cioè resti lì, sì. E non fai più niente. Per cui diciamo che lo scopo adesso è sì, farsi ma poi vedere... che cazzo, cioè io mi stancherei di suonare le stesse canzoni. Sì, hai capito. Puoi fare anche il pezzo. Puoi fare anche il pezzo più bello del mondo, però prima o poi la gente si rompe il cazzo di sentirlo, diciamo. Ma anche tu in primis ti rompe il cazzo di farlo. È bello offrire sempre roba nuova, nel senso credo che l'artista debba essere generoso di suo, almeno per quanto riguarda i suoi prodotti. Sì, quindi se, finché ce ne abbiamo io e lui possiamo campare felici, anche almeno a livello musicale, almeno quello. Poi ci vuole la droga. Ovviamente. Ultima domanda, siamo davvero strettissimi con i tempi, ragazzi. Purtroppo vi vorrei dare più tempo, però parleremo molto di più durante la diretta di stamattina. Voglio fa, no? Sei contento? diciamo. Allora, l'ultima domanda è: qual è la cosa più strana? Non parlate di me, vi prego, al Vuzoc. Qual è la cosa più strana che vi è successa durante un concerto? Allora, ti prego, lasciami raccontare questo. No, Vuzoc. No, lascia stare. Ci sono io in mezzo a questa. No. Allora puoi raccontare. Allora è successo che noi avevamo già suonato e stavamo sotto il palco ad ascoltare i Music as Medicine. Bravissimi, tra l'altro. Sì, che salutiamo. Salutiamo fortissimamente. Ciao ragazzi. C'erano questi due ragazzi che avevano trovato. Cioè, questi ragazzi maturi, diciamo, che avevano trovato questo pallone e stavano giocando. Se non che a un certo punto loro lanciano il pallone, ma gli torna rotolando non il pallone, ma un barattolo di melanzane sott'olio. Bellissimo, vero, giuro. E stavano giocando. Te lo giuro. E cazzo, cosa faresti? Tu dici, oh no, aiù, ma cioè, sarebbe un'idea pessima mettersi a palleggiare col barattolo di melanzane sott'olio. E invece no. Invece no, perché quello è uno spazio libero in un regime dittatoriale. Contatoriale. Per cui affanculo ci mettiamo a giocare a pallone col barattolo di melanzane sott'olio e non ce ne frega un cazzo di niente. Era il massimo per questi personaggi. Era il massimo del free, cioè veramente sempre, sì, però in un regime contatoriale. Il Vuzoc è stupendo. È stupendo, è bellissimo. Quello che ricordo è stupendo. Davvero. Quello che ricordi, molto poco, diciamo. Ma fino alle 3 più o meno ricordo. C'è una serie di buchi. Pure cantato, mi ricordo che hai cantato. Pezzare Zeppelin. Sì, a cappella.
Steve Dwyer. Ah, cioè in che senso a cappella? Senza musica. Ah, ecco. No, non, non con l'uccello. Ci vi a cazzo, insomma. Ok. Capito. Allora, ragazzi, bello. Noi un po' come noi. Ci avete già visto quando vedrete questo, però noi andiamo a fare la puntata in diretta dell'Inception che ci sta sempre quando noi facciamo le interviste. Quindi qui è il bassista bevuto, in augment. E diciamolo tutti insieme. Ciao, ragazzi. Radio Terronia Rock. Tu sembri senza microfono, eh? È vero.